prossimo è Claudio Borghi, economista e deputato della Lega. Buonasera onorevole Borghi, benvenuto a Zapping. Buonasera a voi. Allora, insomma, ne parlavamo adesso con Leonardi, lui dice la Lega sono anni che dice che bisogna uscire dall'euro. In realtà poi lei qualche giorno fa sul Foglio, che titolava addirittura la svolta di Borghi, aveva cambiato idea, o mi sbaglio, non era più la sua posizione quella dell'uscita dall'euro. No, gliel'ho fatto cambiare il titolo, perché la svolta di Borghi sembrerebbe implicare che io penso diversamente, ma invece basta leggere l'articolo per dire che io sono sempre convinto che per noi l'euro è una gabbia che uccide la democrazia, e i fatti di questi giorni mi hanno confermato in toto quello che io ho sempre detto, che l'euro non è compatibile con la democrazia. Però è altresì vero che, al di là della mia convinzione, nel contratto l'uscita dall'euro non c'era, per un motivo molto semplice, perché il Movimento 5 Stelle non era a favore di questa eventualità. E quindi, anche se il Movimento 5 Stelle tante volte ha parlato di un referendum sull'euro, anche Grillo recentemente, quindi non erano così contrari. No, certo, Grillo ha detto tante volte di un referendum sull'euro, ma anche questo evento di proporre un referendum sull'euro, che tra parentesi a legislazione vigente non si può fare, non era presente nel contratto. Per cui, ma non è che non era presente perché, come veramente in modo assurdo dire, però si faceva così in modo non detto, in modo sotteso, no? E così via. Perché voi capite che già è gravissimo, secondo me, per come vedo io le cose, che un'idea politica importante non debba avere nazionalità. Cioè, non si può. Io ho scoperto ieri sera, di non avere la pienezza dei miei diritti civili, perché io, in quanto sostenitore, per dire, dell'uscita dall'euro, non potrei fare il ministro, secondo il nostro Presidente della Repubblica, no? Perché è un'idea che non ha cittadinanza, quindi io non ho i miei diritti. Però la cosa, quindi sarebbe in ogni caso grave che non si potesse neanche parlarne. Ma nello specifico, proprio non c'era, e non c'era come secondo pensiero. C'era in qualche modo nella bozza quella che uscì sull'Huffington Post qualche giorno prima, anche, no? E poi si disse, ma questa è superata, però c'era. No, attenzione, bisogna essere precisi, perché se si parla di cose, finché si parla di cose da bar, ok, ma qui stiamo parlando di un governo negato. Anche in quella bozza, che riprendeva idee peraltro non mie, perché quella era una bozza di lavoro di una delle persone al tavolo, no? E non ero io, al contrario di quello che tanti dicono, in realtà diceva molto banalmente che bisognerebbe prevedere, bisognerebbe attivarsi perché in Europa si preveda che uno Stato, qualora desiderasse uscire dall'euro, avesse una procedura stabilita per poterlo fare. Mi sembra un po' diverso rispetto un a dire... Un po' diverso, non tanto diverso. A mio modo attenzione, nel momento in cui uno nel cassetto ha un piano per uscire dall'euro, in qualsiasi momento lo può aprire e metterlo in pratica. Quindi diciamo che se i mercati si allarmano hanno qualche ragione. Questo volevo dire. Ma attenzione, il fatto che uno dica che in Europa bisogna studiare una procedura se uno cambia idea, ma scusate, vogliamo pensare che noi arriveremo al 5000 dopo Cristo con l'euro? Cioè è finito il sesterzio, è finito dell'impero romano, è finito il fiorino di Carlo Magno, e noi pensiamo che l'euro ce lo porteremo fino a quando il sole diventerà una gigante rossa. Io penso che sia una cosa minimamente sensata che ci debba essere delle procedure per riuscire a fare, qualora ci sia, scusate, facciamo un esempio, se la Spagna, dico la Spagna per non dire l'Italia, se la Spagna in toto decide che per loro l'euro non va più bene, non è forse il caso di prevedere una procedura perché loro possano assecondare questa loro volontà popolare, invece di far saltare per aria tutti i mercati europei perché non si sa che cosa si sta facendo? Cioè, dal mio punto di vista non era così sbagliata come idea, seppur non mia, ecco, mettiamola così, ma in ogni caso non era da nessuna parte l'uscita dall'euro, da nessuna parte c'era l'uscita dall'euro anche come retropensiero, e mi verrebbe da dire che se cominciamo a dire che non si possono far partire i governi per i retropensieri, beh, scusate, non abbiamo la possibilità di non far mai partire nessun governo, perché tu mi arrivi lì, mi presenti un programma scritto, ma io guardandoti in faccia
Guarda, tu non me la conti giusta. Secondo me in realtà tu vuoi fare. Però allora cosa. Mi dica una cosa, Borghi. Mi dica una cosa, Borghi. A questo punto si torna al voto e tutto lascia intendere che davvero questa volta queste elezioni saranno una sorta di referendum sull'euro, cioè se restare o se andare via, rafforzato da tutto quello che è accaduto fino a oggi. Io mi auguro che questo argomento che è diventato centrale nonostante in tanti abbiano provato a nasconderlo sia effettivamente portato nel dibattito, ma vedete, al di là dell'euro che è una technicality, in realtà c'è la questione dei trattati e dicono di no. Perché tutti vogliono cambiare i trattati, no? Cioè noi, Renzi. Beh, però lei ha detto in quell'intervista al Foglio: noi vogliamo cambiare i trattati, ma ci fermeremmo davanti alla minaccia di uscire dall'euro. No, perché certo era così perché non era previsto nel programma del Movimento 5 Stelle. Ma il punto è: se succede qualcosa ad un altro paese, ripeto, abbiamo la Spagna, se l'euro comincia a traballare per altri motivi, oppure se ci sono situazioni tali. La cosa dal punto di vista economico diventa insostenibile. Noi cosa facciamo? Moriamo per l'euro? Ma ve ne dico un'altra. Tutti vogliono cambiare i trattati. Se noi andiamo lì dicendo vogliamo cambiare i trattati e tutti ci dicono di no e ci dicono, anzi, non solo non cambiamo niente con i trattati, ma invece di fare il reddito di cittadinanza, la flat tax, cortesemente date una bella stretta fiscale, raddoppiata casa o similare. Che facciamo? Diciamo di sì. Che non, vabbè, ci abbiamo provato, però mi spiace di no. Quindi io vorrei che la prossima campagna elettorale fosse impostata su cosa si fa se ci dicono di no, cioè siamo pronti a far valere i nostri diritti in pieno. Ed è esattamente quello che il contratto lasciava un po' in ombra, non si capiva cosa succedeva se la richiesta di rinegoziare, ridiscutere, cambiare avesse avuto una risposta negativa. Le voglio fare però un'ultima domanda prima di lasciarla. Oggi c'è stato un nuovo scontro tra Quirinale e Di Maio, anche in parte Salvini, perché nelle lunghe interviste che hanno dato a Barbara D'Urso, Di Maio ha detto che a Mattarella erano stati presentati anche i nomi di Bagnai e di Siri come eventuali ministri dell'economia. Il Quirinale si è mosso con un comunicato dicendo proprio a pomeriggio 5 Di Maio ha detto una cosa non vera. Come stanno? Lei sa come stanno le cose? Allora, no, sinceramente non c'ero nelle negoziazioni. Mi viene da pensare che le cose siano state dette in modo informale. Però, pubblicamente ho sempre detto che il ministro non lo volevo fare, quindi ero sono fuori dai giochi, no? Quindi non posso parlare di cose di quello detto in tempi non sospetti e così via. Però quindi non posso parlare insomma in prima persona. Però attenzione, cioè uno può anche dire Borghi, può anche dire Siri, può anche dire Bagnai, no? Però mi scusi. Il problema di Savona non è della sua qualità, perché è ovvio che nessuno sta dicendo la qualità, perché ne ha di più, quantomeno come curriculum e esperienza, di tutti noi tre questi nomi fatti messi assieme, ma è una questione delle sue idee. Beh, scusate, io penso che ci sia un problema grosso come una casa. Però magari allora ci state sopra, però. Ma il Presidente della Repubblica, quando è uscito l'altra sera dal Quirinale dopo lo scioglimento negativo della riserva di Conte, ha detto: noi avevamo prospettato la possibilità di indicare un altro nome, una figura più politica. Tutti hanno subito pensato a Giorgetti. Ecco, io ancora non mi spiego perché Giorgetti non andava bene per quel posto. Perché c'è stato, cioè, da un lato si può vedere la cosa come un veto di Mattarella su Savona, ma si potrebbe vedere la cosa anche come un veto di Salvini su Giorgetti. Ma no, assolutamente no, perché stiamo parlando. Perché Mattarella ha fatto capire che se mi dicevano Giorgetti il governo era partito. Sì, ma vede, noi ne abbiamo anche parlato, Cioè sono cose che avrebbero potuto, cioè dal punto di vista della Lega era più comodo. Si portava a casa il ministro dell'economia per il numero due della Lega, caspita, era molto meglio. Però ci siamo guardati in faccia, io sono spettatore di due grandi uomini che sono Salvini e Giorgetti, perché io ho visto in quel momento, e vi posso assicurare chi c'era nella riunione a Milano ve lo può testimoniare. Due grandi persone che hanno detto benissimo, ci conviene, ma è giusto che io debba rinunciare a quello che pensiamo essere la persona migliore per poter ottenere quello che si vuole ottenere, vale a dire una ridiscussione dei trattati in sede europea, perché una persona mi dice no, quello lì no, perché le sue idee sono state.
In passato ha detto che non gli andava bene e quindi non piace la Germania e così via. È giusto? No, non è giusto. E quindi avete rinunciato a tutto piuttosto di mettere qualcuno che non fosse. È una questione di ideale, è una questione veramente una questione di ideale. So che sono cose che si capiscono poco politica, dove le poltrone sono la cosa più importante, e c'è la gente che non vede l'ora di sedersi su una poltrona per poi dopo far nomine, per poi cominciare a fare questo e quest'altro. Bene, per noi invece poi, è stato però è strano un pensare che Giorgetti non sarebbe stato capace di andare a Bruxelles a rinegoziare i trattati, probabilmente l'avrebbe saputo fare anche lui, non è che, e anzi probabilmente la pensa nello stesso modo, cioè pensa che sia giusto rinegoziare i trattati. Giorgetti sarebbe in grado di fare qualsiasi cosa, ma il punto è giusto, cioè quello che dobbiamo veramente, a quello a cui dobbiamo rispondere, è giusto che una persona che ha le migliori caratteristiche, perché ovviamente Savona ha un'esperienza quantomeno internazionale, no? Che è anche maggiore rispetto a quella di Giorgetti, è giusto che una persona venga indicata dai partiti e condivisa di quella levatura, impedito di poter accedere al ruolo di ministro sulla base delle sue idee. Ecco, io penso che fronte a questo cade tutto. Le faccio un'ultima domanda su cui chiedo la sua opinione, non quello che succederà, quello che lei vorrebbe che succedesse. Lei vorrebbe andare alle prossime elezioni in alleanza con il Movimento 5 Stelle? Ma io penso che ovviamente sono scelte che dipendono dal segretario, dipendono dal partito, non sono certo io a poter stabilire alleanze e così via. Diciamo che la fatica e il lavoro che c'è stato nella costruzione del contratto di governo mi dispiacerebbe se venissero cancellate. Va bene. Quindi magari un'alleanza anche più grande, ma che partisse dal contratto di governo, mi farebbe sicuramente piacere, non fosse altro perché avendoci lavorato ci sono affezionato. Va bene, grazie Claudio Borghi, grazie per essere stato a Zapping, buon lavoro.